la puntata su... No, no, ci piacciono entrambe. Sono le orecchiette e la pasta base per una prova di abilità. Allora, orecchiette. Hai scelto tu, Daniele, sì, perché hai vinto la prova di manualità. Vai, spesa. Va. Come le vuoi le orecchiette? Dimmi solo, pesce, carne, verdure? Integrale e verdure. Ci piace, ci piace. Allora, la facciamo in versione veramente estiva. Quindi prendiamo peperoni friggitelli, filetti di acciughe sott'olio. Vai pure, Susi. Quindi, 400 grammi a testa, come dici, 450 grammi per 4 porzioni di orecchiette integrali, 5 filetti di acciughe sott'olio, uno spicchietto d'aglio, uno scalogno fresco, 3 o 4 cucchiai di extravergine d'oliva, 6-8, appena per macchiarlo, pomodorini datterini o qualcosa di molto ben succoso e profumato, basilico come se piovesse, mettiamo cacio e ricotta, pepe nero del mulinello e poi 2 o 3 fette di pane casereccio, senza sale possibilmente o comunque con lievito naturale, e per fare un po' di briciole. Stop. Aia. Mi sono infortunato con l'angolo della cucina, ma ce la faccio a dirvi che avete 10 minuti di tempo da adesso. Via, 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 applauso di incoraggiamento per i miei concorrenti. Parto da Susi per cavalleria. Allora, Susi ha le orecchiette, ha un pesce cotto, scorza di limone, patata bollita, cos'è, spinacio questo? Broccoletto. Broccoletto e spicchietto d'aglietto. Allora, l'acqua sta bollendo, ma... è sciapa, li ho visto a destra, è stato qua, qui ancora sì, non sì, ho visto. Mm-hmm. È la prima cosa che guardiamo, perché spesso si sta dietro alla ricetta e ci si dimentica di salare l'acqua perché è già lì che bolle. Allora, Susi, brava. Abbiamo allora solo 15 punti di penalità nel caso che l'acqua... Esatto, quando manca il sale sono cattivissimi i miei giudici. Non succederà perché starò io qua a cercare di traslare a casa le vostre idee e darvi una mano. Allora, Susi, raccontami come le fai, poi ti lascio tranquilla a lavorare. Allora, farò una sorta di crema di baccalà con zesto di limone, con scorza di limone e grazie, sì, no, qua, ho trovato, già fatto. E con le orecchiette ripassate con i broccoletti e della buttarga sopra. Ok, il pesce come lo usi? Lo è lessato e lo frullerò. Ok, buttarga? Bottarga da mettere un pochino nelle orecchiette. Ma la metti mentre alla fine? Sì, e le scagliette alla fine. Ok, ricordiamoci che la bottarga è comunque una sacca di uova, quindi la pellicola naturale che la avvolge andrebbe tolta. Sì, ok. E c'è solo un modo per farlo senza farla rompere: da bagnarla appena, lasciarla lì, si reidrata e poi le si stella come se fosse uno stick. Allora, racconta. Sale all'acqua prima di tutto. Sale all'acqua, sì. Sale all'acqua e poi l'acqua la metterei a manetta, come si dice dalle mie parti. Grazie. Allora, attenzione a non bruciare l'aglio, quindi con un pochino di acqua si può tranquillamente abbassare la temperatura. Ah, ma l'ho tolto, quindi per... E l'hai tolto, ma la padella è rovente, quindi va avanti. Attenzione, lo dico, aiuto tutti, io cerco di darvi... Perché sai, qua si concentra, ci sono le telecamere, poi c'è Xava con questo vestitino con i baci e il gelato che sta infastidendo me in primis. E detto questo, torniamo sui ceci. Eccoci. Come usi i ceci, l'orecchietto, cos'è? Colatura delici. Sì, colatura delici. Tipo un odorino bello forte. Me l'hanno regalata 15 anni fa, la devo usare, mi hai ricordato sta. È riserva? No, ma mica scade, oh. Non so se 15 anni è una giusta data di scadenza. Però stasera la mangio. Se domani non mi vedi qualcosa vorrei dire. Guarda, prima leggi dietro. Vedi se c'era, se era già il 2000. Ok, allora, i ceci vanno dentro le orecchiette, sì, o li fai in crema? Li faccio in crema. Ah, ok. Togliendo lo spicchio d'aglio. Sì, allora, dopo lo tolgo. Ci metto un pochino di colatura d'alici. Ok, allora, trucchetto. Siccome queste quando vanno usate dite non la userò mai. C'è un odore forte. Poi in cottura cambia e ne basta pochina, poi ad aggiungere siamo sempre a tempo, quindi un tintinnino e poi dopo si aggiusta. Le alici sono in cottura un po' alla mediterranea, classico, poi alla siciliana quasi, c'è anche questo un po' di finocchietto. Cos'è, curcuma? Sì, curcuma, che poi metterò nei ceci per dargli un po' di colore. Dimmi come mai la curcuma. Perché io amo le spezie da morire e quindi è presto. Ma la curcuma... cosa ti dà in più? La metti per il colore? Un po' il colore, perché come sapore ce n'ha poco la curcuma in realtà. Il colore, mi piace il colore della curcuma, quel giallo caldo che mi riporta ai paesi orientali, al Marocco, alla Turchia. Sei un viaggiatore? Sì. Ma, c'ho Baruch, ha girato tutto il mondo. Lo so, l'ho visto.
L'ho visto all'aeroporto? Sì, all'aeroporto. No, l'ho visto. Anch'io volevo dire qualcosa sulla curcuma, rifatti, perché ora va di moda, antiossidante, fa bene. Però, come dice lui, è o per colorare o perché ti fa bene alla salute, non è una spezia, sì, che è questa. È l'antitumorale per grammatura più potente di natura che esiste. E in India la usano per pulire il cibo anche. Cosa vuoi? Una cucchiarella di legno. Guarda, di legno non esistono più perché sono antigeniche. Quella è okay. Una cucchiarella è bellissima. È allora, umano. Brava, brava, brava Susi, assaggiate, eh. Assaggio Daniele, assaggio. Sì. Allora, mi fiondo nelle mie mensole per dare la ricetta che a volte inventandola mi dimentico. Scusatemi se mi posso svelare qualcosa. No, era così. Allora, padella calda antiaderente, usiamo una padella sola, quindi la sporchiamo prima per fare le briciole. È olio extravergine, pane buono, fondamentalmente naturale, quindi lievito naturale o pasta madre. Fate questo, tagliate delle fette direttamente sottili in modo da poter tostare con un'abbondante dose di olio, almeno 2 cucchiai per 4 fette di pane. Devono un po' impregnarsi d'olio. Le tostate bene a fiamma media, se no bruciate l'olio, fino a farle asciugare al massimo delle vostre potenzialità. Se usate un pane già raffermo, fate ancora meglio e usate uno scarto. Le passate nel mixer lasciandole semi croccanti, quindi fuori sarà più sbruciacchiato, dentro un pochino più molliccio. Va bene così, se no vi asciuga troppo il piatto. Poi i pomodorini li tagliuzzate in 4 pezzetti, li salate e li mettete in un colapasto o in un colino se volete fargli perdere ulteriormente un po' d'acqua, rimane più cremoso il sugo. Fondo semplicissimo, scalogno tritato fino fino, fiamma bassa, olio extravergine nella stessa padella che avete pulito con un pezzo di carta cucina. Fate andare con un po' di peperoncino se vi piace il piccante, ci sta bene, e aggiungete i pomodorini saltandoli, in quel caso alzando la fiamma piuttosto velocemente e in maniera violenta. Dovete dargli una bella flambata, addirittura faccia arrivare alla fiamma il fornello, perché devono cuocersi pochissimo, rimanere semi integri e sapere prendere un po' di caramellato della padella. Poi vado a coprire la padella con il basilico spezzettato con le mani. Ovviamente nel fondo sciolgo i filettini di alici, non li faccio cuocere tanto come si fa normalmente alla romana, li metto subito dopo i pomodori, spezzettati con le mani, soprattutto se i filetti sono di qualità. Faccio creare il sugo per 2-3 minuti, dicevo con tantissimo basilico, aggiungo le orecchiette e poi vado semplicemente ad aggiungere poca acqua alla volta come si fa per risottare le paste di grano duro. Un po' lo stesso effetto, perché voglio che il rosso penetri all'interno dell'orecchietta, che in questo caso scelta da Xava è integrale, diventerà piuttosto scura. Per questo con il verde del basilico e una pioggia di ricotta, di cacio ricotta, quindi una ricotta bianca salata e stagionata leggermente, tagliata con una grattugia a scaglie grossolane, andrà a fare una sorta di montagnola bianca. Riccardo la chiama Neige, io la chiamo... la ricotta salata! Scusatemi a casa se ogni tanto mi incarto un po', ma ci cerchiamo di inventarci tutto al momento per darvi delle cose anche piuttosto semplici. Quindi quella è bandiera italiana, poi potete modificarla, aggiungere, brigare. Ah, ovviamente sopra ci vanno le briciole di pane, certo, tritate, visto che mi era mancato un pezzo, mi era scolato un pezzo. Ok, ora sto zitto un secondo così io mi riposo e faccio parlare voi a proposito delle orecchiette. Allora, la tua ricetta mi piace moltissimo, perché secondo me le cose fondamentali nei orecchietti sono le alici, il peperoncino, il cacio ricotta e poi a me piacciono con le verdure, quindi quello che avete di stagione è meglio. Ma le orecchiette con le cime di rapa sono... Io ho marcato all'inizio, ho detto le facciamo estive, perché il pomodoro buono, come si può, che c'è d'estate, invece è un po' tutto l'anno, Ricky, come no, lo anche vuoi. A me il pomodoro e basilico veramente piacciono tutto l'anno, con molta, anche pecora ci sta benissimo. Assolutamente, eh? Assolutamente. Tra l'altro integrali, però. Integrali come, sì, Mattiesto Xava, o addirittura se siete amanti della provenienza di quel tipo di pasta, nel foggiano si usa farle col grano arzo. E lì diventano proprio nere, hanno un profumo pazzesco e si condiscono anche poco. Qual è l'orecchietta, ovviamente integrale, che piace più in casa dalla Zorza? Allora, io ho sperimentato questa ricetta, che è un po' contro tendenza. Avocado maturo, molto veloce, lo schiacci con la forchetta, una bella mezzo limone per ogni avocado in base a quante persone, poi molto basilico, sale, pepe, semi di canapa, condire a crudo, e quando hai ospiti vegan, è perfetto. E se non dici che è avocado, tutti pensano che ci sia la panna.
Ah, per la cremosità. È molto cremoso, se è maturo. Dovete scegliere bene l'avocado, non sì, prendete molto maturo e molto basilico, veramente buono. Hai visto? Abbiamo dato un sacco di idee più o meno staccate dall'originale. Io ti faccio un po' di spazio, Susi, così hai un pochino più di azione di lavoro. Ti ho chiesto se sei fidanzata, sposata. Niente proprio, sono proprio single. Ma in che senso? Contenta? Cioè, no, no. No, cioè, va bene così, cerca, cioè, se adesso capita... c'è da studiare, c'è da mettere a posto tutte le cose, esatto, c'è da mettere a posto un po' di cose, poi zero distrazione. Zero distrazione, non è la storia. Un personaggio famoso, questa domanda c'è per forza, dovete rispondere. Deve rispondere. Della storia, del presente, cinema, musica, che, per cui vorresti cucinare e il piatto che gli faresti? I Beatles, probabilmente. Sì. Che gli facciamo? Che, cioè, che gli piatto di pasta. Un piatto di pasta? Sì, un piatto di pasta. Non un fish and chips? No, sono un giocatore in casa. Tu invece un personaggio famoso? Adesso faccio la figura dell'immaturo, Walt Disney. Ah no, mica immaturo, questo è un genio. Io amo tutti i personaggi della Walt Disney, tutte le sue creature. Sono cresciuto con i cartoni animati della Walt Disney, mio padre disegnava... Non fare questo, no, lo dico a casa, non è questo, così ve la tirate in faccia, è la padella che la salta, se la lasciate ferma, salta lo stesso, è proprio la padella che vi aiuta, ok? No, 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 che ha problemi, ma ci proprio, vedi? Guarda, okay. Io la fai figo invece, no? Fermo. Dai la mano morte, esci la mano, ti inclini, la curva, il colpo secco, indietro la salta, qui, no, no, no. Stop! Stop, stop, stop al tempo, stop al tempo, piatti sull'alzata, bravi, bravi, ehi, piatti sull'alzata, ehi, dai, 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 basta, 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 basta.